Se tutti esseri umani discendono da una sola coppia, come possono esistere bianchi, neri, asiatici, indigeni e così tante altre razze diverse? Il tono della pelle viene menzionato in qualche momento nelle scritture? Probabilmente ti sei fatto questa domanda, vero? In questo video parleremo principalmente delle persone dalla pelle scura e nera, poiché esistono studi che indicano l'esistenza di questi gruppi fin dai tempi antichi nel Vecchio Testamento. Ti presenterò l'origine di queste razze. Spiegherò qual è stata l'importanza di queste persone per lo sviluppo dell'essere umano e della società nel corso del tempo. E alla fine darò la mia sincera opinione su perché Dio ha creato questa differenziazione di colore tra le persone. Nel capitolo 17 del libro degli Atti degli Apostoli, la Bibbia afferma che Dio creò tutta l'umanità in una sola volta per abitare sulla faccia della terra. In altre parole, tutte le persone del mondo discendono da un'unica stirpe e quindi facciamo parte di una grande famiglia. La storia dell'umanità ha inizio nel giardino dell'Eden, dove vivevano i nostri progenitori, Adamo ed Eva. Dopo aver disobbedito a Dio e aver mangiato il frutto dell'albero della conoscenza, furono cacciati dal giardino dell'Eden e i loro figli iniziarono a popolare il pianeta. Circa 1000 anni dopo, la malvagità e il peccato dominarono la terra e Dio inviò il diluvio in cui morì tutta l'umanità, tranne Noè e la sua famiglia, che furono salvati dal Signore e incaricati di ripopolare la terra. La famiglia di Noè era composta dalla sua moglie e dai suoi figli Sem, Cam e Japhet, insieme alle loro mogli. E potresti chiederti, se tutti noi discendiamo dalle famiglie di Adamo e Noè, da dove provengono le persone dalla pelle scura? Bene, la risposta può essere trovata nel capitolo 10 del libro della Genesi, dove vediamo le genealogie delle famiglie che hanno formato l'origine delle nazioni del mondo, provenienti dai tre figli di Noè. Oggi ci concentreremo su uno di loro, Cam, che ebbe 4 figli, Cus, Mizraim, Put e Canaan. Tra questi 4 figli, rivolgeremo la nostra attenzione a Cus, che ebbe 6 figli, Seba, Havila, Sabta, Raama, Sapteca e Nimrod, il primo uomo potente sulla terra. Nel medesimo capitolo della Genesi, la Bibbia, al versetto 32, afferma che Cus e i suoi discendenti furono responsabili di diffondere le nazioni in tutto il mondo dopo il diluvio. Questo versetto conferma la tesi di molti studiosi biblici, secondo cui Cus fu l'antenato principale delle persone dalla pelle scura, probabilmente insieme a suo fratello Put, basandosi sulle regioni della terra che essi e i loro discendenti occuparono e dove si stabilirono. E ciò mette fine alla teoria razzista e ingiusta che alcune persone hanno creato, secondo cui i popoli di razza nera sono il frutto della maledizione che Noè ha lanciato su Canaan. In Genesi capitolo 9, la Bibbia racconta che, dopo il diluvio, Noè piantò una vigna e fece del vino. Ne beve così tanto che si ubriacò e finì per addormentarsi nudo nella sua tenda. Cam vide suo padre in quella condizione e, invece di aiutarlo, lo raccontò ai suoi fratelli, Sem e Japhet. Sem e Japhet furono rispettosi e coprirono Noè senza guardarlo. E quando Noè si svegliò e scoprì cosa era successo, si arrabbiò molto con Cam. E come risultato, Noè maledisse Canaan, il figlio di Cam, dicendo che sarebbe stato servo degli altri. Ma ciò, fratelli, non ha nulla a che vedere con il colore della pelle. In verità, nessun discendente di Canaan aveva la pelle nera, poiché si stabilì nella regione della Palestina. E ancora secondo studiosi delle storie della Bibbia, Nimrod, figlio di Cus, fu colui che costruì la Torre di Babele. Le scritture mostrano che era un uomo di pelle nera e forte, che divenne un grande cacciatore. Fu lui che radunò le persone per affrontare animali feroci. Archeologi hanno trovato statue e incisioni di Nimrod, risalenti a migliaia di anni fa, e tutte presentano caratteristiche di un uomo nero, come descritto nella Bibbia. Dopo, quando Dio distrusse la Torre di Babele e disperse le persone, la maggior parte di esse partì verso sud, dove si trova il continente africano. Molti Cusiti, come furono chiamati da quel momento, cominciarono a vivere in Nubia, nel sud dell'Egitto e nel sud e ovest dell'Arabia, dove oggi si trova il Sudan. In Numeri capitolo 12,
vediamo Miriam e Aronne parlare male di Mosè a causa di sua moglie, perché era cusita. Studi confermano che era una donna di pelle scura e ciò potrebbe aver infastidito i fratelli di Mosè per qualche motivo. Inoltre, erano gelosi di Mosè perché il Signore si comunicava direttamente con lui. E un altro versetto che riguarda la questione del colore della pelle scura si trova in Geremia, capitolo 13, dove il Signore dichiara: «Può forse un etiope cambiare la sua pelle o un leopardo le sue macchie? Allo stesso modo, voi che siete abituati a fare il male, siete incapaci di fare il bene». In questo passaggio, Dio sta dichiarando che le persone sono così indurite nella loro malvagità che un cambiamento di comportamento sarebbe tanto impossibile quanto un etiope smettere di essere nero o un leopardo smettere di avere macchie. Riassumendo, fratelli, le persone nere e di pelle più scura sono discendenti della stirpe di Cus e provengono dalla Nubia. E parlando di questa regione, la storia della Nubia è stata legata all'Egitto per molto tempo. Infatti, nell'anno 747 avanti Cristo, conquistarono quella nazione e fondarono una dinastia composta da faraoni neri. I faraoni neri regnarono per quasi un secolo, permettendo all'Egitto di vivere un ultimo periodo di gloria. Dopo, questo regno fu sconfitto dall'impero assiro e i neri tornarono in Nubia, dove mantennero l'impero di Cus per altri 100 anni. E una curiosità sui faraoni neri è che la Bibbia, nel capitolo 19 del libro di Secondo Re, menziona Tiraca, l'ultimo faraone nero, che aiutò il re Ezechia quando il re di Assiria attaccò Gerusalemme. In Isaia capitolo 18 vediamo che i cusiti, o etiopi, erano guerrieri valorosi. Il profeta dice che erano persone di alta statura e pelle lucente, una nazione vigorosa e temibile. Lo storico Erodoto disse che etiopi erano i più alti e i più belli degli uomini. Israeliti pensavano di essere più vicini a Dio a causa della loro discendenza e della loro eredità culturale. Ma il profeta Amos ricordò loro che non avevano alcun privilegio davanti al Signore e che valevano tanto quanto i discendenti di Cus. Ecco cosa disse: «Voi, israeliti, non siete per me migliori degli etiopi», dichiara il Signore. E oggi, come sappiamo, i discendenti di Cus sono sparsi in tutto il mondo. Incluso, qui in Europa, abbiamo una delle più grandi popolazioni di persone dalla pelle scura o nera di tutto il mondo. Tuttavia, esistono comunità in alcune parti dell'Africa, come in Etiopia, Eritrea e Somalia, e in parte dell'Asia, come nella costa sudanese del Mar Rosso, che ancora mantengono alcuni costumi degli antichi cusiti, come la lingua. Ma esiste ancora una domanda: se noi veniamo dagli stessi genitori, come e perché Dio ha permesso di creare persone con toni di pelle diversi? Perché, alla fine, ha creato i neri? Per rispondere a questa domanda, ricorreremo alla scienza. E non c'è niente di sbagliato in questo, perché anche essa è stata creata dal Signore e condivisa con l'essere umano affinché potessimo comprendere un po' di più della grandezza della creazione di Dio. Il colore della pelle è legato alla quantità di melanina, un pigmento che protegge la pelle dai raggi ultravioletti del sole. In regioni più calde e soleggiate, come nei luoghi dove Cus e i suoi discendenti si stabilirono all'inizio di tutto, avere più melanina aiutava a proteggere contro i danni solari e permetteva un migliore adattamento all'ambiente. In altre parole, le persone soffrirebbero meno se avessero la pelle più scura. Così possiamo vedere come Dio, nella sua infinita saggezza e cura, ha dato ai suoi figli le caratteristiche necessarie per prosperare in diverse parti del mondo. Il colore della pelle delle persone è qualcosa che raramente viene menzionato nella Bibbia, perché non fa alcuna differenza per il messaggio della parola di Dio. Poco importa se eroi della fede erano neri, bianchi, mulatti o indigeni. Questo non cambia il fatto di ciò che il Signore ha fatto attraverso le loro vite. Per Dio non c'è differenza tra esseri umani. Ci ama tutti indipendentemente dal colore della nostra pelle. Ai suoi occhi siamo tutti uguali. Ciò che conta veramente per Dio è il nostro cuore. Ecco perché è così importante essere uniti a Gesù, perché alla fine è ciò che determinerà se siamo salvati o meno. Ogni essere umano è invitato da Cristo a sedersi al suo tavolo, quindi non possiamo essere razzisti in alcun modo. Il razzismo
è qualcosa di inaccettabile, maligno e che dispiace profondamente a Dio. Dopotutto, la diversità razziale che esiste sulla terra è una testimonianza della grandezza del Signore e del suo amore per tutte le sue creature. Dio ci ha resi diversi affinché potessimo apprezzare e celebrare la sua grandezza, imparando gli uni dagli altri e vivendo in armonia. Quindi ricorda una cosa: ogni persona è unica e preziosa agli occhi di Dio. Amen. E se avete visto finora e non hanno ancora sottoscritto al nostro canale, iscriviti ora, attivare la campana notifiche, in modo da aiutare il nostro canale a crescere. Un abbraccio e fino al prossimo video!